Luciano Bartolini, parte questa nuova avventura, allora partiamo da questo, oggi finalmente si dà il via alla nuova avventura nelle reti in Serie D con Luciano Bartolini. Sì, oggi chiuderemo una parentesi, una storia bellissima che è durata 5 anni, fatta di vittorie, fatta di risultati importanti nella quarta serie, e purtroppo finita male per delle situazioni insomma extra calcistiche, e ne inizia un'altra con tanto entusiasmo da parte della città, da parte dell'amministrazione e da parte del sottoscritto. E quali sono le ambizioni del nuovo Reto allora in Serie D? Ma no, le ambizioni sono quelle di mantenere la categoria, no? Perché per Nereto mantenere questa categoria già è una cosa grandiosa, no? Un paese di quasi 6.000 abitanti che può giocare in quarta serie, penso sia un ottimo risultato. Ma quello che noi vogliamo fare è costruire un polo calcistico che faccia riferimento a Nereto. E a Giulianova che cosa è successo? A Giulianova è successo che probabilmente hanno preferito avere una società fatta di persone del posto, giuliesi, che piano piano hanno voluto sempre di più arrivare a categorie importanti, quindi togliendo spazio sicuramente a una realtà che già avevano da 5 anni e che penso gli avesse dato qualche soddisfazione, e quindi le due cose purtroppo erano incompatibili, e quindi auguro alla società del Giulianova le migliori fortune, ma da oggi in poi dovrà uscire allo scoperto e far vedere quello che è capace di fare negli anni a seguire. E il sottoscritto, il primo anno che lo ha fatto, lo ha vinto con 16 punti di vantaggio dal Chieti, portando il Giulianova di nuovo in Serie D al primo anno. Quindi auguro a loro di rifare quello che abbiamo fatto noi, perché probabilmente quello che abbiamo fatto noi è passato un pochino così, in modo troppo semplice. Ma il rapporto con la città non si è mai incrinato. I tifosi del Giulianova sono nel mio cuore, ci saranno sempre, come d'altronde tanti imprenditori giuliesi che hanno dato fiducia al sottoscritto e che hanno insomma aiutato il sottoscritto a fare i campionati. Quello che non c'è stato mai è il rapporto con l'amministrazione, sia quella vecchia che usciva, che stava al secondo mandato, ma soprattutto la cosa più pesante l'ha fatta quella nuova, perché dalle tante promesse che c'erano state fatte purtroppo non c'è stato nulla di concreto. Quindi se l'amministrazione comunale a questi livelli non ti dà un appoggio, parti già svantaggiato nel confronto con le altre realtà che sono realtà importanti di Serie D.